bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mechatol Musashi Wired. Nello scorso video la nostra amica Arshem ha continuato la sua avventura insieme a questi quattro scappati da Ixia. Sì, vabbè, purtroppo sono rimasti fuori, non è che sono scappati di propria sponte. Ma comunque abbiamo girovagato un pochino per le terre abbandonate, abbiamo visto un po' di gente che purtroppo non ce l'ha fatta. E beh, la vita è dura al di fuori di Ixia. Mentre il nostro amico Yamato, eccolo qui, è tempo che continui il suo viaggio. Quindi cambierò la storia solo quando il gioco me lo chiede. Non mi serve al momento cambiare tra i vari personaggi durante il corso delle loro rispettive linee. Andiamo avanti con la storia di uno, la finiamo se possibile e buono così. Quindi preferisco fare in questa maniera. Così magari vediamo tutta quanta la storia di un personaggio fino a che non arriva proprio al punto del quale devo cambiare. Ma eccoci qui con i nostri amici. Hai visto? Non era nemmeno mezzogiorno e quella canaglia già stava tornando a casa. Probabilmente parlano di Masamune Kuze. Accidenti, quel ragazzo è un mio enigma. Per caso pensa di essere speciale o che? Sì, perché Masamune Kuze, visto che lui abitava fuori da Ixia, è riuscito a hackerare il sistema di riprogrammazione della memoria, poi è entrato dentro Ixia, ha fatto il bello e il cattivo tempo e ha anche hackerato i dispositivi di lancio del Musashi e ha pilotato il Musashi Green Asa. Quindi, beh, vediamo che succede oggi. Si monta la testa perché è diventato un pilota. Cioè, ha ingannato tutti, già, proprio così. Beh, non proprio tutti. Come non proprio tutti? Ah, certo! Reiji, Jun e io non abbiamo avuto la mente riprogrammata perché eravamo in missione o in ospedale. A quanto pare è più difficile per segnare e raggiungere le persone quando si trovano lì. Quindi chi era all'ospedale non ha subito la riprogrammazione mentale e non sapeva chi era questo Masamune Kuze. Infatti abbiamo visto Yamato, Reiji e Jun andare di prepotenza da questo Masamune e prenderlo a calci, letteralmente. Abbiamo finito di raccogliere i frammenti redatti dall'archivio interno di Edesia. I frammenti redatti per l'Ameno Murakumo. Una volta completato questo puzzle, umani e Draktor saranno alla pari. Quindi i Draktor hanno più risorse di noi. Ah, ma certo, Landor riferisce inoltre di aver completato il nuovo modello di Rogue. Siamo quasi al massimo della carica per il secondo salto. Non ci sono neppure errori nella traiettoria di volo o nei calcoli di bilanciamento. Sembra che tutto stia filando alla perfezione finora. Ricevuto. Non ti agitare troppo ora. Sto bene. Ad ogni passo che facciamo ci avviciniamo un po' di più al nostro obiettivo. Già, dobbiamo continuare ad andare avanti, un po' alla volta. In ogni caso, eseguiremo il secondo salto domattina. Preparate l'equipaggio. Sì, signore. Chi è là? È Masamune, secondo me. E te pareva. Questo occhio terrestre è ora sotto il comando di Masamune Kuze. Amico, sei entrato in una base militare. Io starei attento se fossi in te. Cosa stai... D'ora in poi prenderete ordini da me. Che cosa credi di fare, ragazzo? Prendo il controllo di questa nave. Prendere il controllo? Scordatelo! Ne proteggiamo vite qui. Non cederemo di fronte a nessuna minaccia. Ascoltate tutti, questo è quello che mi piace chiamare il pulsante della morte. Se lo premo, il sistema di controllo ambientale dell'Ixia esploderà. La stazione di depurazione atmosferica smetterà di funzionare e dentro un'ora questo rifugio si riempirà di aria pericolosa proveniente dall'esterno. Ora mi chiedo cosa succederà a quel punto. Immagino che alcuni cominceranno a sentirsi male, il che significa che le vite degli abitanti di questo rifugio ora sono nelle mie mani. Non direi sul serio! Se il sistema di depurazione atmosferica viene distrutto, ci vorranno mesi per ripararlo! Che cosa vuoi? Calma, ci arriveremo. Senti, se vuoi un Megaton Rogue, quello che è, sta lì, eh. Tranquillo. Vi dirò un'altra cosa, tutti i vostri messaggi sono monitorati. Fate qualcosa di stupido e non resterò a premere questo pulsante. Quindi solo alcuni effettivamente si ammalano, non tutti. Finalmente sono arrivato fino a qui.
Ah, quindi questo è uno dei ricordi di Masamune. Prenderemo il controllo del rifugio. Quindi Victor vuole prendere il controllo del rifugio temporaneamente. Ti intruderei come abitante e diventerei uno dei loro piloti. Cosa? È impossibile! Possiamo davvero riuscirci? Gli abitanti sono monitorati in automatico grazie all'IA. Sovrascrivi i dati e non ci saranno problemi. Shizuka, tu entrerai per prima e farai la guida a Masamune. Aiutalo di nascosto. Devi guidarlo, capito? Non metterti a sabotarlo. Questo lo dici tu, idiota. Vabbè, forse era posta in maniera diversa in giapponese. Tetsuo, non battere le fiacche con la manutenzione di Musashio mentre sono via, va bene? Certo, ci penso io. Ma funzionerà davvero? Ascoltate, non siamo terroristi e non stiamo scatenando una ribellione. La nostra causa è giusta, salvare le vite di tutti gli abitanti di Solon, ricordatevelo. Quindi loro, sì, vabbè, era chiaro che volessero salvare gli abitanti di Solon, però farlo in questa maniera? Forse per avere appoggio sicuro, quindi fanno i cattivi per avere un sicuro appoggio. Ora, riguardo alla questione principale, inizierò a elencarvi le nostre richieste. Nostre. Il segnale video. Speriamo che qualcuno lo noti. Quindi possono mandare dei video, ma non dei messaggi? Non risponde nessuno, chissà perché. Qual è il problema? È strano, non ricevo alcuna risposta all'occhio terrestre. Saranno solo occupati. Peccato, anch'io volevo pavoneggiarmi con il nuovo modello. In teoria questo è il modello che userà Masamune, no? C'è un insediamento nei canyon a nord-ovest da qui, si chiama Solon. La gente del posto lotta per la propria vita in una situazione disastrosa. Mandate Lixia a Solon. Aspetta un attimo, Lixia è impegnata in una missione importante per salvare tutti gli abitanti di... Ne sei sicura? Ricordi cosa ho detto riguardo a Pulsante? Come credi che sarà Kakicho con le strade disseminate di cadaveri? Capisco. Kota, cambia la nostra rotta di volo. Sì, signora. Quindi il tuo piano è sempre stato quello di diventare un pilota? Chi lo sa? Siamo arrivati fin qui solo perché abbiamo seguito una strategia meticolosamente pianificata. Di cui noi però non sappiamo nulla perché... Ah, ecco, forse ora ce lo spiegano. Fase 1. Shizuka si introdurrà di nascosto e creerà dispositivi acustici di riprogrammazione mentale. Ah, quindi non l'ha fatto lui! Però se ne è preso la colpa perché giustamente non può dire che c'è un'altra intrusa, no? Poi impianteremo l'esistenza di Masamune nella memoria degli abitanti. Alterazione di ricordi attraverso onde sonore? Sì, è la prima fase del loro sistema di riprogrammazione mentale. È così facile cambiare i ricordi delle persone. Per farlo, fin nei minimi dettagli, ci vuole un contatto diretto. Ma per i ricordi generici, sì. Vedila come una forma di ipnosi collettiva. Cavolo, Vic, certo che sembra poi di questa roba. Già, immagino di non avertelo detto, ma io sono uno dei programmatori. Un tempo ho fatto parte, vedi, un tempo ho fatto parte del progetto di costruzione di quei rifugi. Era ovvio, se no come fa a sapere tutte queste cose? Ok, questa era la fase 1, la fase 2 non lo sappiamo. Ed è così che Masamune Kuze, signore delle ombre, è nato ed è diventato un pilota. Tutto questo per poter conquistare Lixia. Questo era il nostro piano. Per curiosità, cosa farai una volta che saremo arrivati a Solon? Attraccheremo vicino a Solon e porteremo gli abitanti di Solon a bordo dell'Ixia. Beh, credo che di spazio ce ne sia in abbondanza, dai. Portate gli abitanti di Solon a bordo dell'Ixia. Quindi ci siamo. Cavolo, inizia a innervosirmi! Fai attenzione ora, Masamune. Se
Se Masamune ha tramato per prendere il controllo di Occhio Terrestre, probabilmente avrà dei complici. Quindi dobbiamo presumere che controllino il sistema di sorveglianza. Allora prendiamo la strada che ci ha insegnato Takumi. Lì non ci sono telecamere. Ah, quella che entra dal sito in costruzione? Il video Rima dimostra che ci sono diversi posti vuoti a Occhio Terrestre. Quindi pensi che dovremmo fingere di essere parte dell'equipaggio e intrufolarci? Esattamente. Andiamo. Ma fingerci parte dell'equipaggio. Loro sanno che c'è solo Masamune. E Masamune a loro l'ha conosciuti, quindi. Boh. Ma anche Yamato riceve il messaggio. Yamato, Ryugo. Yo, Teru, come va? Masamune ha preso il controllo di Occhio Terrestre. Che cosa? Cosa vuol dire? Ve lo spiegherò più tardi. Andate nella sala di osservazione e arrestate il suo amico. Reiji e io ci occuperemo invece di Masamune. Wow, dici sul serio? Lo sapevo. Sapevo che stava tramando qualcosa. E poi, quando entrate in Baia dell'Oblio, prendete la strada senza telecamera di sicurezza, ok? Andiamo, Ryugo. Sì, certo. Ma che capelli ha? Ma quello è Kazemaru, fermati. Allora, ricordami perché siamo vestiti da ragazze? Perché altrimenti ci scoprirebbe. Teru, l'hai già fatto in passato? Sì, le ho dato la voce un pochino più, no? Alta, in falsetto. Ma che sta succedendo? Questo è davvero strano. Cos'è successo mentre eravamo a prendere i documenti? In effetti sì, io che mi chiedevo come facessero a intrufolarsi, ovviamente si camuffano. Voi due, da dove sbucate fuori? Eravamo a prendere i documenti per ordine della comandante. Tornate ai vostri posti. I calcoli delle traiettorie di volo sono già terminati? Sì. Bene. Guardatemi l'orario di arrivo stimato. Masamune! Cosa? Allora, Masamune, fingevi di essere uno studente delle superiori, ma quanti anni hai? Perché? Ci riprovano ancora? Ci riescono! Masamune, dietro di te! Dov'è il microfono? Ehi là, ragazza! Che fai? Sembra divertente! Lascia che ti aiuti! A loro non interessa maschi, femmine, picchiano tutti! Oh, grande! Grande Teru! Mi piace come ragioni. E ora a botte, duri, duri, duri. Noi sappiamo perché lo fanno. Lo fanno per una giusta causa, però loro non lo sanno e potrebbero, insomma, inveire. Ora è un buon momento per una spiegazione. Allora, volete dirci perché voi tontoloni avete messo in piedi tutta questa messa in scena? La nostra città, Solon, la gente che ci abita, è costretta a guardare sempre la morte in faccia. Ma non si arrendono. Sono là fuori a lottare per sopravvivere. È per questo che l'abbiamo fatto. In modo che possano avere un posto dove vivere davvero. Le persone che non sono riuscite a entrare in rifugio vivono a Solon. Sì, e non è giusto. In cosa siamo così tanti diversi da chi vive in questo rifugio? Non c'è alcuna differenza. Che cosa? Mio nonno era convinto che tutti nasciamo uguali. L'aspetto, la personalità, la genetica. Niente di tutto questo ha importanza. È per questo che le persone scelte per entrare a far parte del rifugio venivano selezionate casualmente. Cosa? Quindi non è stato altro che una maledetta lotteria. Sì, e
In un certo senso gli abitanti di questo rifugio sono quelli che hanno vinto la lotteria. Cosa? Hanno mandato tutto all'aria. Non ci credo. Dannazione! Il tuo piano di prendere il controllo dell'X e di portarci a vivere tutti gli abitanti di questa città era tutto per la gente di Solon. Se è così, credo che il tuo desiderio si avvererà. Che cosa? Bene, torniamo al lavoro. Imposta la rotta per il prossimo rifugio, Zaxxon. Aspettate un attimo. Eh? Lixia continuerà a dirigersi verso Solon. Margaret, tesoro. Andremo verso Solon e inizieremo ad accogliere i suoi abitanti. Pensaci bene, il nostro settore residenziale è già piuttosto affollato. Ora che Lixia può muoversi sarà più facile recuperare altre risorse. Possiamo rimpicciolire i nostri magazzini e costruire nuovi settori residenziali al loro posto. Quindi è questo che intendi? È un piano intelligente, mi hai convinto! Fate rotta verso Solon e preparatevi al secondo salto. Margaret! Lasciate andare quei due, non credo che abbiano più motivo di dirottare occhi terrestri. Ricevuto. Sul serio, hai intenzione di salvare tutti? A una condizione: una volta alloggiati, riprogrammeremo la mente degli abitanti. Io capisco. Oh, attenzione! Dractor? Oh, si va in scena! Andiamo! Ok. Però è il momento di provare il nuovo Rogue, giusto? Bene, gente, si torna al lavoro! Avviare il computer tattico! Sistemi di mappatura attivi, assegnazione dei codici ai nemici in corso. Hangar de Rogue, preparazione delle unità per il dispiegamento. Che stai facendo? Gli X è la tua nuova casa ora. Vai, difendi la tua nuova casa. Io, ne sei sicura? Sbrigati! Ok. C'è qualche rogue che posso usare? Masamune, ti stavo cercando! Questo qui è pronto a partire? Certo! Ho basato questa unità sugli schemi comportamentali del Balrog nemico. Dovrebbe permettere una maggiore varietà e una migliore velocità di attacco rispetto a qualsiasi altra unità. L'ho anche personalizzato per adattarlo al tuo stile, con le tue manovre ad alta velocità. Al mio stile? Sì! Questo rogue è tuo, Masamune! L'abbiamo chiamato Fireloader! Rogue e io agiremo separatamente. A quanto pare il nemico vuole dividerci. Solo dei novellini proverebbero una manovra come quella. Facciamogli vedere che si sbagliano. Ottimo, allora. Ci stanno chiamando. Non pensarci. Ora dobbiamo parlare di questo. Allora, che cosa stavi dicendo? Che soffro di disturbo da stress post-traumatico? Sì, è un tipo di disturbo che si sviluppa dopo aver vissuto un trauma significativo. Cioè, io voglio combattere, ma è il mio corpo. Jun, credo che dovresti rinunciare a essere un pilota. Fireloader. Aspetta, questa affare ha fino a 16 livelli di potenza. Questa è una categoria completamente diversa rispetto a prima. Mi piace! Cerca di non intralciarmi, Masamune. Come faccio a intralciarti se non riesci neppure a starmi dietro? Cos'hai appena detto? Dimmelo tu, perdente! Mamma mia. Ragazzi, dai, eh. Questi qui cominciano a beccarsi ancora prima di uscire in missione. Viene da chiedersi perché chi ha il talento per fare il pilota si arrabbia anche così facilmente. Forse si fanno prendere troppo dalla foga prima di andare in battaglia.
A dire il vero, però succede anche fuori dalla battaglia. Oh yes, allora vediamo un po'. Eccolo qua. Salve. La situazione indica che si tratta di forze di terra di soppressione. Collaborate e procedete con cautela. Ricevuto. Improvvisamente sembri così obbediente. Margaret ha deciso di salvare la gente di Solon. E io ripago sempre i miei debiti. Ah, sì, fa come vuoi, amico. Non c'è bisogno di dirmelo due volte. Ma Samune, fai attenzione e non spingerti troppo avanti. È pericoloso avanzare da soli. Margaret, è preoccupata per me? Smetti di starti nell'impalato, novellino. Sei già stanco per caso? Mi sto solo scaldando. Posso caricare l'attacco? Wow! Come Mena. Mena che è una bellezza questo, però è un po' lento. Con la spada è lento. Stanno facendo delle manovre niente male, vero? Da quando è che quei due hanno iniziato ad andare così d'accordo? Non quello. È come una sensazione. O piuttosto, è un istinto. È l'istinto che fa lavorare quei due all'unisono. I movimenti fluidi dei loro rogue. Quei due sono semplicemente magnifici. Wow, questo sì che è un buon lavoro di squadra. Come mi aspettavo, Masamune è in grado di saltare le caratteristiche migliori del Fire Loader. Allora, con i pugni è un po' troppo debole, ma con la spada è forte ma lento. Ha dei pregi e dei difetti, purtroppo. Wow, guarda questo! Distrutto in 448, wow! Grande! あのでかいのはコードネームをビッグタンクに設定接近中全長 1200m 装甲の強度レベル6ですUna gigantesca nave madre di tipo carro armato, a quanto pare. Probabilmente è piena di pesci più piccoli, come una maledetta pignatta. Voglio aiutare Ixia. Sono disposto a rischiare tutto. Cerchi di prenderti tutta la gloria per te, eh? Cosa hai intenzione di fare? Voglio trapassare la corazza del nemico da una parte all'altra. Dammi manforte, Yamato! Che cosa? Aspetta, il Fire Loader è forte, ma non può rompere la difesa del grosso tank. Ma io ho Yamato. Che cosa? Yamato, prepara un pugno Megaton per il momento in cui mi schianterò contro il nemico. Non prendo ordini, sei tu che devi seguire me, amico. Attiva la modalità armatura sacrificio per trasformare tutte le difese in potenza perforante. Esecuzione di rottura distruttiva. Ammortizzatore in carica. Inserimento del raggio del salto. Raggio del salto a 20. Azionamento del meccanismo di iperimmersione. Avvio della sequenza pugno Megaton. Blocco di sicurezza del braccio pesante sganciato. Pugno di ipermartello pronto. Lancio il pugno Megaton.
scusami, ma non l'ha preso? Ma era lì davanti, era! Gli era davanti! Come ho fatto a non prenderlo? Dai, devo distruggergli le parti, insomma, sto coso, Bene. No, come? Dai, che fregatura! Beccati questo. Dai, è quasi andato, su. Che bello però questo, mamma mia. Cavolo, il Fire Loader è forte. Bello. Mi è piaciuta sta lotta. Belle. Belle quelle. Ok. Le sue ferite sono guarite e ha recuperato tutta la sua forza. Certamente, mi avranno anche colto alla sprovvista, ma possiamo ancora schiacciare Griffas. Ma sapendo di non essere all'altezza, di sicuro ci attaccherà con i soldati Xidon a seguito. Lo so, non è ancora il momento. Andiamo a fare una visitina al mondo natale dei Terran. Oh, Crusade Laia. È cattivella. Allora, impostore, Griffas, come se la passa? Ecco qua le due marionette, va. Abbiamo individuato l'insediamento Terran vicino al luogo in cui crediamo sia caduta la principessa. È molto probabile che si nasconda lì. Andremo a investigare. Dobbiamo sbrigarci. Xidola ha bisogno della principessa Arshem. Ma non ti piace regnare, Griffas? Mi sembrava di sì. È giusto che tu esista. Siamo ancora curiosi, eh? Falsificare una chiave magnetica solo per entrare qui? Mi dispiace. Non preoccuparti, puoi venire quando vuoi. Eppure c'è molto di ancora incerto. Le nostre due specie hanno geni molto simili, ma le probabilità di successo di una fecondazione tra noi sono quasi nulle. Vuoi dire che questa non è la nostra bambina? No, il DNA ha dimostrato che lei è figlia tua e della comandante Minami. Allora cosa vuoi dire? Questo è un miracolo! Una bambina miracolosa! La mia teoria è che ci sia un segreto dietro il concepimento di questa bambina. Un segreto? Beh, ha detto che le probabilità di concepimento tra due specie diverse è improbabile ma non impossibile, quindi può succedere. È un miracolo, ok, però c'è un segreto ora addirittura? A quanto pare però resteremo ormeggiati a Solon per 48 ore. Nel frattempo, tu conduci i residenti sull'X il prima possibile. D'accordo, avviserò tutti. Ah, ma ora arrivano anche quegli altri due farabutti, però. C'è qualcosa che non va? Nulla. Preparati al prossimo salto, in contemporanea alle operazioni di migrazione. Dobbiamo velocizzare la costruzione dell'area residenziale. Inviate alcune squadre. Sì, signora. Margaret è incredibile, è come se fosse sempre stata a comando. È una Brecknen in fondo. Io vado fuori.
Come facevi a saperlo? La comandante ha ascoltato le nostre richieste proprio come avevi detto. Semplicemente me lo sentivo. Ah, davvero? Ora non mi verrai a dire che voi alieni prevedete anche il futuro. Sì, ad esempio so che la manutenzione dei rogue è stata una scusa per saltare le consegne. Scusa per averti fatto fare tutto il lavoro, sei stato di grande aiuto. So che questo non cancellerà i crimini commessi dalla mia gente. Arshem, dato che vi unirete alla Ixia, immagino che non avrete bisogno delle scorte delle nuove Draktor. Ah, sì, hai ragione. In tal caso ci andrò da sola. Non verrai con noi sull'Ixia? E così questo è Solon. Dovrei andarci dalla banchina sotterranea in città. Beh, mi sa che per questo episodio è tutto. Wow, ne sono successe di ogni. Credo che questo sia il 16° capitolo, quello che abbiamo ora. Sì, iniziano a essere anche più lunghi, credo. X è a terra vicino a Solon, dove Margaret guida indirizzi residenti. Yamato riceve la notizia del loro arrivo a Solon e va alla banchina sotterranea per scendere in città. Beh, magari per il prossimo video vedo di dare un'occhiata a tutti quanti i rogue, se ci sono parti nuove che posso utilizzare, magari faccio delle missioni secondarie proprio per trovare qualcosa di nuovo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili ai miei social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!